gradito ospite Andrea Montarini della direzione relazioni istituzionali di Falkwer, che mi affiancherà in questa breve non cerimonia, perché siamo tradizionalmente molto frugali e sobri. Io darei innanzitutto a lui il piacere e l'onere di annunciare quello che è il film vincitore di Conto Web di questa edizione, che si è svolta per la prima volta ospitata sul portale di Fastware. Si tratta di 29 cortometraggi che avete appena visti, provenienti da tutto il mondo. Uno tra questi, e solo uno, è stato votato come il miglior cortometraggio del concorso online. And the winner is... Allora, innanzitutto buonasera a tutti, volevo fare solo un minimo di premessa. Quando si vedono i talenti come coloro che hanno realizzato queste meravigliose opere, mi scatta un sistema di rabbia, di nervosismo, perché nelle opere, non so, francesi, piuttosto che irlandesi, spagnole, c'è una grossa partecipazione del governo, delle università, dei ministeri di turno e quant'altro. In Italia nasce sempre tutto legato alla libera inventiva, fantasia, eccetera. Questo è proprio noioso, sta diventando veramente frustrante e insopportabile. Io voglio un'azienda privata e quindi ho degli intenti diversi, insomma. Però qua, dopo aver passato un pomeriggio come questo, necessariamente riscaldato dalle emozioni, la rabbia, insomma, mi ha sopraffatto, e questa cosa, insomma, è un po' fastidiosa. In ogni modo, parliamo di cose belle. L'intento nostro è, del successo avuto, è quello poi di immaginarsi che tutti gli strumenti che siamo in grado di poter mettere a disposizione possono anche migliorare, cioè che fare in modo che un operatore come noi sia in grado di poter essere sensibile, di accogliere evidentemente i talenti. Quindi pensavamo che prossimamente poi con Stefano e anche la sua bontà e genialità e fiducia e parsimonia di portare avanti questi nobili progetti dovrebbe essere quella di non limitarci a rendere fruibile queste opere solo tramite internet, ma di portarla proprio nel palinsesto televisivo. E questo proprio un'idea che vorremmo proprio maturare e concludere, insomma, con questo tipo di orientamento. Ma parliamo del protagonista di questa sera, che ha ricevuto una marea di consensi. Voglio fare il notaio di Carlo Pulma, che ha avuto 1507 voti, che sul contesto, Stefano, di 12.000, direi un plebiscito, ed è abbastanza attuale questo, oggi di vari voti in questo momento, con un voto medio, insomma, anche statisticamente molto alto, e questo ci fa piacere, insomma. Direi di accogliere con un tenero applauso ad Ernesto Spinelli. Allora, ciao. Oggi ti stringo la mano, ma come sai, questo poi ci porterà un premio un po' più consistente, insomma. Senti, tu accogli. Ecco, io ti dicevo, insomma, sostanzialmente questo senso di frustrazione, insomma, rende antipatico, rende orgoglioso, insomma, il fatto di vedere con gli altri paesi, anche in questo caso, non so, i più emancipati, i più seguiti, insomma, quindi persone talenti come te, insomma, in altri paesi c'è la possibilità di poter esistere meglio, ma questo qua no, dovrà andare a cercare un po' a te.
Beh sì, è un po' una... oramai sta diventando questo tema. E molto probabilmente nell'ambiente generale del cinema italiano bisogna spogliarsi un po' di pregiudizi e di cattive abitudini. E, uno molto generale è quello di pensare che la cultura sia un'opera. E a me mi ha colpito, ho visto una statistica, e negli altri paesi europei i lavoratori nell'ambito della cultura e di tutto ciò che è creatività arrivano al 30%, in Italia solo al 10%. E secondo me questo dipende proprio da questo pregiudizio nei confronti della cultura. E quindi i primi a essere penalizzati sono, diciamo, quelli meno grandi, quelli meno visibili. Ovviamente questo è un lato negativo, ma è anche un lato positivo, perché stimola molto chi ha passione. Cioè, noi almeno insieme a Sergio Donati, che è un grande sceneggiatore, ha sceneggiato C'era una volta in West, Giù la testa, e ancora oggi, a più di 70 anni, continua ad avere un'energia da ragazzo. Abbiamo creduto molto in questo progetto, che è nato nel laboratorio di cinema della Scuola Omero e che ha portato a buttare giù sulla carta diversi cortometraggi, diverse idee che valeva la pena di realizzare, che abbiamo realizzato con degli strumenti finanziari magari limitati, ma almeno personalmente ho messo tutta la competenza possibile, competenza tecnica in tempo. E, insomma, siamo soddisfatti, e la soddisfazione maggiore è che è un premio del pubblico sostanzialmente. E, però c'è anche un'altra soddisfazione, quella che in una bella selezione come quella che ha fatto il Festival Arcipelago per Corto Web, una selezione internazionale, vince un film italiano, e quindi questa è una vera soddisfazione. Grazie ancora, maestro. Io volevo completare un po' i dati, anche soprattutto quelli che riguardano il film vincitore. Appunto, come diceva Andrea, i voti ottenuti sul totale di 12.964 sono 1.507, che corrispondono a un punteggio globale complessivo di 5.000 punti, perché volevo ricordare che ogni spettatore online aveva la possibilità di assegnare a ogni film da un massimo di 5 punti di gradimento, da 1 a 5. Quindi questo è stato il criterio con cui sono stati assegnati i voti. Il totale dei visitatori del concorso online sul portale di Fastweb è stato di oltre 80.000 utenti unici, quindi questo è veramente un bel risultato, il migliore che abbia mai ottenuto il nostro concorso online da quando esiste, cioè dal 2000. Un altro parametro interessante è il secondo classificato, che è uno dei primi che avete visto questo pomeriggio, il giapponese Bones, è arrivato non molto lontano, lo siete battuto abbastanza, ha guadagnato 1.448 voti con un totale di 4.768 punti. Ecco, il premio di cui si parlava prima, è bene ricordarlo, è un premio interessante, soprattutto perché questo è il primo anno in cui abbiamo questo rapporto con Fasto, perché speriamo anche nel prossimo anno di migliorare anche sotto questo aspetto. È un premio in denaro di 1.500 euro che Fasto da tutto offre al vincitore, al film vincitore, al regista del film vincitore del premio al miglior cortometraggio.